La capacità assunzionale residua. Il nuovo presidente di ANCI Piemonte dovrà essere rappresentativo di tutti i sindaci piemontesi. Ringrazio per la fiducia che continuo a ricevere in modo trasversale, ma per me è giunto il momento di fare un passo indietro. Lo ha annunciato Andrea Ballarè, attualmente alla guida dell'Associazione dei Comuni Piemontesi, durante le operazioni congressuali che si sono svolte nell'auditorium della sede di Corso Inghilterra della città metropolitana di Torino nel pomeriggio di martedì 20 settembre, in vista dell'Assemblea Nazionale dell'ANCI che è in programma in ottobre a Bari. Ballarè ha spiegato che il suo passo indietro è doveroso dopo che i risultati elettorali della scorsa primavera hanno cambiato la fisionomia politica del Piemonte e il suo status personale. L'ex sindaco di Novara ha rimesso il mandato di presidente ANCI Piemonte nelle mani dell'Assemblea regionale, che gli ha chiesto di continuare il suo impegno fino a metà ottobre. All'indomani dell'Assemblea nazionale, Ballarè rassegnerà comunque le dimissioni. Intanto saranno avviate le consultazioni politiche per individuare il futuro presidente di ANCI Piemonte e i delegati dell'ANCI piemontese all'Assemblea nazionale, oltre al presidente uscente Ballarè, saranno Domenico Carretta, Pier Sandro Cassullo, Emilio Chiaberto, Ivana Gaveglio, Paolo Lantero, Giancarlo Panero e Simone Silvestrini. Quale contributo i delegati di ANCI Piemonte porteranno all'Assemblea nazionale? Beh, porteranno tutto il lavoro che è stato fatto in questo anno e porteranno i problemi. Il contributo sono portare all'attenzione di ANCI nazionale, quindi di coloro che hanno i rapporti con i ministeri e con il governo, quelle che sono le problematiche sul campo, no, allo sportello rispetto ai cittadini. Questo è il nostro compito e poi abbiamo anche la capacità di proporre però le soluzioni, perché una volta che si individuano i problemi si pongono le soluzioni. Sarà un dibattito a tutto campo, chiaramente, che sarà molto focalizzato sul tema dell'immigrazione, perché questo è un grandissimo problema che sta interessando tutti i nostri comuni, in particolar modo i piccoli comuni. E ancora una volta si parlerà del ruolo dei sindaci, del ruolo dei comuni come frontiera rispetto ai cittadini. Sempre più i piccoli comuni hanno bisogno dell'affiancamento, delle strutture, della capacità, anche della competenza che ANCI Piemonte esprime attraverso i suoi amministratori. Credo che in questi mesi, in questi ultimi mesi, in questi due anni di presidenza Ballarè, questo sia stato fatto bene. Noi vorremmo anche nella prossima consigliatura che nascerà a seguito del congresso che verrà indetto prossimamente nei prossimi mesi, vorremmo mantenere questo impegno con i piccoli comuni, vorremmo mantenere questo impegno politico di ANCI Piemonte.